canzone più che un inno, lei dice la canzone si difende da sola, però gli attacchi alla canzone sì, sono arrivati da Belgrado, non dall'Italia. Ma è difficile da spiegare. Dicono che... Ridicolo, perché nessuno ha ascoltato, adesso tutti ascoltate per la prima volta la canzone, nessuno ha ascoltato prima, allora non so che motivo uno può avere di fare problemi che tra le due canzoni, una di queste due non è sentito mai. Lei dice non c'è veramente somiglianza fra la canzone precedente, ci sono alcuni passaggi magari simili. Ma non c'è niente, c'è solo Oida Oida, però è una parola che sono io inventato 30 anni fa, che per me è una onomatopea per spazio, per montagna, per la libertà, non c'è niente. Polemiche ingiustificate anche per quanto riguarda i costi? Ma io sono un compositore commissionato abbastanza spesso, scrivo perché mi piace essere commissionato, non è per caso, perché tutta la storia dell'arte è storia della commissione, senza commissioni non avremmo Shakespeare, Mozart, Leonardo. Allora commissione è una cosa buona per l'artista, perché c'è il tempo di finire, ci vuole finire nel tempo preciso e poi sei pagato. Io penso sempre, prima volta che uno dice che sono caro, io sempre penso che sono almeno metà prezzo di uno di un altro, non lo so. No, non credo che... Costa meno che non un cantante italiano di rilievo internazionale. Ma penso che questo è lo stesso giusto, che un italiano costa più che uno dei Balcani, però non credo che... Non preoccupatevi, pagare me è sempre un buon investimento.